porta alla firma di tre consiglieri regionali, Giannino Romaniello di SEL, Paolo Galante di Realtà Italia e Francesco Pietrantuono del Partito Socialista, la proposta di legge per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. L'iniziativa presentata alla stampa prevede tra le altre cose anche un osservatorio regionale per un monitoraggio costante del fenomeno ed incentivi agli esercizi commerciali, che decidono di disinstallare le slot machine. Ci uniamo alla legge che ha adottato la Puglia, la legge che è in procinto di essere adottata dalla Campania e la legge già adottata dalla Regione Liguria. Siamo tra le prime regioni, credo che sia un merito aver guardato con attenzione e con grande preoccupazione a questo fenomeno. Nel progetto è previsto il coinvolgimento di istituzioni locali, scolastiche e sanitarie e la realizzazione di un marchio regionale. Esercizio deslottizzato rilasciato dagli esercenti che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo. Nella proposta c'è la riduzione un 1% dell'IRA per tutti coloro che quali non la fanno e c'è un incremento dell'1% per coloro le attività che invece le diciamo, installano. Regolamentiamo come nelle altre eh, regioni eh, la distanza dei locali che, eh, diciamo così, dove ci si, può, si può giocare. Dal, dai punti sensibili. Noi parliamo di 500 metri dalle scuole, dagli ospedali. Da...